La MTM Events di Massimo Meschino presenta la sfilata di Natale 2015. Federico, ma papà sai le vacanze di Natale con Escort? No, grazie, Michele. Sto tanto bene con la 600. Amore, nel panettone dei baci Perugina ho trovato questo biglietto. C'è scritto che passerò il resto della vita con l'uomo che amo. Che ne dici? Che la prossima volta ricompro quello della Bauli. Ah, papà, mentre io faccio l'insalata, tu fai il pollo. Bruscoli, a Natale ce ne andiamo con una squillo. Ma che squillo è squillo? Io mando i messaggi, mica faccio gli squilli. Speriamo ancora questa ennesima. Oggi senza antipasto, grazie. Facciamo un bel primo? Due spaghetti. Con le cozze? No, oggi le mogli stanno a casa. Alimentari da Bruscolino. 8? Io. Bruscoli, un etto di lonza, per favore. Un etto e mezzo, lascio? No, ma che lasci? T'ho detto un etto, basta! Ma Federico, ma per un etto e mezzo, ma perché fa così? Perché... Fuori dal letto, nessuna pietà. Ambe, quest'anno le mie vacanze di Natale le passerò qui. Ma com'è sto palazzo rotondo? Perché Bianca quest'anno mi ha chiesto un angoletto tutto per lei. Ambe! Thank you.
Biglietto per favore. Grazie. E scusa, che poi togli i biglietti dai sedili? Perché? Ma perché a casa tua stai così? Ma perché a casa tua in giro a chiedere i biglietti? Amore, oggi è il 13 dicembre, Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. Pensa se era San Galeazzo. No, esce al cinema 007. Lo andiamo a vedere? Sì. Dai, ti ci porto. Grazie. Andiamo. A che cinema andiamo? Al Madison, sta qui dietro. Uno per Guerre Stellari. Prego. Grazie. Due per Natale col boss. Prego. Due per 007. 0014. Pizzeria. Sì, salve, vorrei ordinare una pizza a domicilio. Sì, la vuole Margherita? No, la vuole Alex. Alimentari da Bruscolino. Ecco, prendo gli struffoli. 5 euro. Buonasera. Bianca, il resto? No, non fa niente. Come non fa niente? No, sai, io sono innamorata. E quindi? E quando uno è innamorato, tutto il resto non conta. È cominciato da qualche giorno il fatidico periodo natalizio, regali, traffico, shopping, stress e spese tra pandori, torroni, cenoni o panettoni. Uno dei grandi problemi è: cosa regalare a chi? Regalo utile o regalo economico? Ma per bambini ed adulti la domanda è anche: cosa chiedere a Babbo Natale? Scusi, una domanda. Lei cosa chiede a Babbo Natale? E io gli chiedo 50 euro. Come a tutti gli altri. Sai, papà, a volte nella vita mi piacerebbe tornare indietro. Ah, ma quando le prende un braccio, Bruscolì? No, abbiamo appena passato una pasticceria. Amore, volevo dirti una cosa. Volevo dirti che tu sei tutto per me. Sei la mia vita, sei la mia casa. I tuoi occhi sono finestre e la tua bocca una porta. E il tuo cuore è un letto caldo dove poter sognare. Ma non è che ti vuoi fare un giretto in cantina? Amore, questo è il 25esimo Natale che passiamo insieme. Che cosa facciamo per festeggiare? Un minuto di silenzio. Thank you.
Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dimmi, figliuolo. Padre, se faccio l'amore a Natale, è peccato? Fratello Bruscolino, stai tranquillo. Se riesci a fare l'amore tu, non è un peccato. È un miracolo. Allora, signori, per antipasto? Sì, bruschetta al pomodoro. Due, bruschetta anche per me. Per me è un bel tris di formaggi. Li porto dopo? No, me li porti adesso. Buon Natale, amico mio. Vedi com'è la vita, Bruscolì? Ti devi godere ogni secondo. Tranquillo, Federì. Io mi godo ogni secondo, ogni antipasto, ogni primo, ogni contorno, frutta, caffè e ammazza caffè. Avanti! Permesso? Salve! Salve, buonasera! Buonasera! Sono Luciana Prazzetto e vengo da Roma. Sì. E dunque, io avrei portato un monologhetto tratto da un mio spettacolo che farò breve, che si intitola E se il sesso si è depresso? Donne, è Natale, mi raccomando, fatevi belle! Basta con i bigodini in testa, basta con le creme in faccia, basta con i pigiamoni rosa e paio con la panna sulla panza! Andate al parrucchiere, fatevi fare tutti i capelli tutti dritti e fonati al massimo! Fatevi fare una bella ceretta alle linguine perché siete troppo! Perché se no lui può pensare, o sono i belli suoi o si sta trasformando! Come sono andata? È andata bene, ma noi effettivamente come d'annuncio chiedevamo il nostro jingle. Ah, il jingle! E va bene, faccio, che problema c'è? Con la voce impostata? Sì. Buon Natale dagli amici del cinema. Perfetto. E complimenti in presa. Ha portato con sé il curriculum e le due foto che abbiamo chiesto? Ah, sì, sì. Eccole. Allora, questo è il curriculum. Mm-hmm. Ok. Questa è la figura intera. Ah, complimenti. E questo è il primo piano. Del zio, sei arrivato a Cortina? Da un pezzo. Eccoli lì.
Ciao, dimmi. Ciao, vorrei un camice da macellaio per mio padre. Sì, te lo prendo subito. Ah, che taglia? E bistecche. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind. Vieni al centro commerciale. Compri oggi e paghi a Natale. Abruscoli, ma tutta sta roba ha comprato? Che me frega, Federì, c'era scritto compri oggi, paghi a Natale. Ho capito, ma Natale è lui. Terzo gol, perfetto l'assist di Donadoni, grande l'infernata di Gullit, di Sale, buio, 3-0. Adà, ma com'è che da un po' di tempo che viene a mangiare al ristorante? Ma com'è tu moglie in cucina? Un cesso, come in tutte le altre stanze. Amore, quando sto con te mi dimentico di tutto il resto. Ti amo, Sara. Ma io mi chiamo Veronica. Lo vedi? Pronto, pasticceria? Salve. Vorrei ordinare un pandoro per stasera. Ma noi non facciamo pandori, facciamo solo mignon. Ma allora non è una pasticceria, è una mignotteria. Federì, guarda che mi hanno regalato per Natale. Che? Un profumo di cavalli. Senti? Abruscoli, riportaglielo. Perché? È perché mi sa che qualche cavallo si è cagato sotto. Pausa. In effetti. Ah! Luciana, la vuoi una fetta di pandoro? No, io sono celiaca. Celiaca? Ah, vuoi la fetta di pandoro? Ciao Alessio, ma poi a Capodanno che fai? Scusa, sono impegnato, sto facendo i regali di Natale, puoi chiamarmi dopo? Ciao, dopo. Ma poi a Capodanno che fai? Eppure i regali di Natale li abbiamo fatti, Bruscoli. Meno male. Ci siamo tolti sto pensiero. Oh, Bruscoli, senti! Che belle le canzoni natalizie! Sì! Questo è un duetto musicale. Sì. A te piacciono i duetti musicali? Federì, io preferisco duetti de Mortadella. Mi dici una frase d'altri tempi? Contratto a tempo indeterminato. Buonasera. Buonasera. Volevo sapere quando saranno in programmazione i film L'Italia è un paese per giovani e non c'è bisogno di essere raccomandati per lavorare. Sì. La rassegna fantascienza inizia la prossima settimana. That's the jingle bell ride.
Alex, mi vedi? Senti, non sono riuscita a collegarmi con papà. Gli fai tu gli auguri di Buon Natale? Io sono a Londra e ci vediamo dopo l'Epifania. Un bacio a tutti, Buon Natale! Papà, Alessandra ci manda gli auguri di Natale via Skype! Bellide, papà! Ma dove si trova esattamente via Skype? Alimentari da bruscolino. Biscotti, ecco per mia figlia. Passato di verdure. Senta, scusi, che sa qual è il passato di verdure? Io ho verdurato, tu hai verdurato, egli ha verdurato, essi hanno verdurato. Radio Stand By. More music. More music. More action. More action. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo. E allora torniamo sulle frequenze di Radio Stand By, trasmissione Un amore sotto l'albero. I nostri ospiti sempre qui con me in studio, e sono veramente tantissime le domande che ci arrivano da casa. Fabio vuole sapere qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore. Sulla lavatrice. Dai, poi alla fine non è così strana la lavatrice. Tanti l'hanno fatto sulla lavatrice. Ma noi stavamo da un euro. Amore, il bimbo piange, vado a cambiarlo. Ecco, brava, prendine uno che non piange. Comunque, amico mio, io di queste feste natalizie quello che veramente non sopporto è l'ipocrisia. Questo volersi bene a tutti i costi, ma guardati intorno, le luci, gli addobbi, la corsa ai regali, le maschere, questo consumismo sfrenato. Ecco sì, direi che quello che veramente non sopporto del Natale è la falsità. E te invece? A me l'uvetta dentro al panettone. Amore? Per Natale ti farò un regalino. Cioè? Da qualche giorno ho scoperto di avere un piccolo ritardo. No. Amore. Tranquilla, io ti amo anche ritardata. Vabbè, ma alla vacanza di Natale del 2012 Bianca è rimasta incinta. Nel 2013 Bianca è rimasta incinta. Nel 2014 un'altra volta incinta. Basta, quest'anno viene con me. That's the jingle bell rock. Ciao bruscolino. Ciao. Quanto li fai quei mandaranci? 2 euro. E i cachi? Domani mattina. Buongiorno. Prego. Senti, un pezzetto bianca, per favore. Sì.
La scaldo? No, grazie. Col maglione di lana sto tanto bene. Vabbè, ma mi hanno detto che ieri si è scappato dalla sala operatoria. Eh sì? E perché? E come perché? La dottoressa diceva sempre, si rilassi, stia tranquillo, sta andando tutto bene, vedrà che va tutto bene, si tranquillizzi. Si tranquillizzi e tu non ti sei tranquillizzato? Eh no! E perché? E perché mica ce l'aveva con me, ce l'aveva col chirurgo. Vediamo ancora questa ennesima prodezza dei rossoneri. Ada, ti piacerebbe far sesso a tre? Eh sì. Allora sbrigati a casa, forse fai in tempo. Alimentari da Bruscolino. 24. Senti, ci scambiamo i numeri? E che gli dici di no? Sì, segna 349-244. Amore, ma tu quanti ragazzi hai avuto prima di me? Vabbè amore, scusa, non volevo metterti a disagio. Ma te stai zitto che mi fai perdere il conto? Amore. Prima di andare a dormire, volevo augurarti buon Natale e dirti che ti amo tanto. Anch'io. Anche tu mi ami tanto? No, anch'io vado a dormire. D'accordo, ti richiamo domani. Ciao, ciao, ciao. Buonasera, ditemi tutto. Volevamo delle informazioni sui corsi. Beh, certo, adesso è un po' tardino, eh. Comunque, il 20 dicembre abbiamo un corso di valzer, il 21 tango, il 22 zumba, la vigilia merengue e a Natale salsa. A Natale salsa? Tu mossi per Natale!
A Bruscoli, c'era una fetta di pandoro sul tavolo. Chissà che fine ha fatto?